But I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Hi guys, fala galera, la Chicos. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Alfix. Oggi siamo su Gran Turismo Sport e come potete ben vedere non lo accenno dall'aggiornamento che c'è stato qualche settimana fa. Addirittura, raga, non gioco quasi da un mese e tutte queste auto sono state aggiunte. Molte auto classiche come la Skyline GTR, la 5 Spec 2, la R32, praticamente la R34, la RX7 e la Mazda. Poi quale altra auto, ragazzi? Ferrari F40, la Enzo Ferrari, la Countach, la Lamborghini. È una KTM che prima mi pare che non esistesse. Anche la selezione Buone Feste, ma le feste ormai sono credo finite. Vabbè, comunque era un paesaggio. Anche le località collegate alla Bugatti, stupenda sta cosa. Potremmo dare un'occhiata, giusto, raga, alla Ferrari F40 e la Enzo, perché secondo me sono fantastiche. Vediamo un po' lo showroom. Questa qui che già c'ho, la 458, eccola qua, la F40, vediamola. Che bella, raga. Ha fatto la storia quest'auto. E poi hanno aggiunto la Enzo Ferrari, che stranamente non so perché non c'era all'inizio, dato che anche questa è un'auto che ha fatto abbastanza la storia dei primi anni 2000, infatti il 2002. Lamborghini invece vorrei vedere un attimo la Countach, eccola qui, che già ce la mettono lì. Ce la pongono in primo piano. 8.6 di velocità. Quanti cavalli ha? 3.79. Pensavo di più. Comunque, raga, questa pure è stupenda. Hanno aggiunto qui la KTM, che dovrebbe essere quell'auto tipo arancione, quella classica. Sì, questa qua, no, però è la nuova, la Xbow. Questa pure è figa, raga. 303 cavalli in un'auto che pesa 790 kg. Immaginate, è proprio come se quasi il peso, non dico di una motocicletta, ma siamo lì. E poi hanno messo questo qui, ragazzi, il Zambabus, il camioncino degli anni 60 proprio, dei fine anni 60, stupendo. Questa, se non mi sbaglio, è l'auto ovviamente più lenta del gioco, 34 cavalli. In America hanno messo questo qui, questo pick-up praticamente F150 SVT, che è molto famoso in America. Molto figa sta cosa, perché quasi mai hanno messo pick-up del genere su Gran Turismo, proprio nella storia del gioco. Hanno inserito questa Corvette classica, la Stingray. E per chiudere, raga, andiamo a vedere le famosissime, le leggende della R32 e la R34, che sono state di gran lunga richieste. Ecco, c'è stata una richiesta assurda. Questa ha 311 cavalli e questa qui di 8 anni dopo, la R34, questa sì, non vorrei dire cavolate. Vi ho fatto vedere un po' le novità più importanti. Ora, raga, andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa. C'è qualcosa di nuovo qui? GT League, che cos'è questa, raga? Non c'era prima. Campionato, hanno raggiunto dei campionati, raga. Questo ad esempio è molto interessante, vedi? Però andiamoci a fare una gara monomarca, come quelle lì sono le più belle, raga. Questa quando inizia, però? Questa è proprio ufficiale della FIA, bellissimo. Purtroppo non ce la faccio con i tempi, raga. Andiamo a provare questo campionato principianti. Allora, Sandeca. Ah, hanno aggiunto proprio le cose classiche. Che bello, raga, finalmente. È vero, è contro il computer, ma sono cose che, cioè, chi ha giocato a un Gran Turismo ci sono sempre stato. Sempre state la Sandy Cup, la FF Challenge, la Mazda Roadster Cup, la FR Challenge pure. Oh, bellissimo, raga, finalmente. Vediamo i dilettanti, la Club and Cup, ok. Tourist Trophy, la 4x4, bella, raga, la Boxer Spirit. Le classiche, diciamo, che bello. Fatemi sapere, ragazzi, se le volete quella campagna qui, anche se sono, credo, molto molto semplici, soprattutto questa qua, principianti e dilettanti, e poi abbiamo professionisti. Fatemi sapere. Intanto noi andiamo su Sport e vediamo di fare qualche gara ufficiale. Eccoci qui, ragazzi, con un po' di ritardo, praticamente, con un paio di ore di ritardo, perché non potevo fare questa gara. Andiamo subito, ragazzi, vediamo un po' a quale ci possiamo iscrivere. Possiamo fare questa qua, Kyoto Driving Park. Vediamo che auto servono, raga. Dura però ben 25 minuti e la faccia di bicarbonato. E vabbè, casomai vi faccio un bel po' di tagli, ragazzuoli. Magari le parti più salienti ce le gustiamo insieme. Posso prendere questa o questa? Prendo la 458, anche se non è proprio il massimo a livello di guidabilità, per una delle più potenti. Abbiamo 3 minuti, quasi 4 per qualificarci. Proviamo a fare qualche giro, raga, ma sarà dura. Ci sono 3 soste che si possono fare, raga, e quindi sarà abbastanza dura. Sarà molto molto lunga la gara, ovviamente. Posseggo lo scaffo, però va a folle, metto il freno a mano con lo scaffo, quindi non mi serve a tanto, ecco. Dai, un giro dovrei riuscirlo a fare. Vediamo un po'. Dai, dai, fammelo fare. 2.41.
Raga, la pista è molto molto tecnica, dovrò imparare molto molto bene a guidarla, perché la Ferrari è un po' sbarazzina, vedete, se ne va un po'. Avremo 3 rifornimenti da fare. Eccoci qui. Allora, vediamo un po' le auto. F-Type, M6, Mercedes AMG, M6, Beetle, M6 458, 911, Lancer Evolution, una V12, una Mustang. Siamo in 3 o 4 a prendere la 458. C'è qualcuno con la Corvette. La GTR Nismo, N24, quella potrebbe essere interessante. Andiamo a fare un po' di riscaldamento. Nel frattempo, tanto mancano 30 secondi. Ecco, tipo vado addosso a questo. No, trasparente. Vedete come va la... come sbanda la... questo dietro che ha combinato? Non lo so. Partiamo in 19esima, bello! Che bella notizia, partiamo proprio ultimi, raga. Dai, raga, che sono 8 giri, una pista lunghissima, quindi sarà molto molto dura. Partiamo subito così. Abbiamo questa M6 davanti, che è bellissima. Già una Mustang sbandato così a caso. Vediamo di superare questi. Ok, già abbiamo fatto 2 sorpassi, quindi not bad. Dai, 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 dai. Attacchiamo subito questa BMW, raga, e superiamola all'interno. Oh no, guardate come sbanda la Ferrari. Troppo potente, raga, in queste curve qui, troppo potente. Guardate, guardate. Parte proprio col di dietro, con il posteriore. Dobbiamo tenere il ritmo di questi davanti, raga. Qua possiamo un attimino frenare, perché qui la curva è un po' tosta. Ho dovuto correggere qui, sorry bro. Allora, questo lo superiamo pure, raga. Prendiamoci sta nostra posizione. Ok. Ok, raga. La pista non la conosco, vi ripeto, molto molto bene. Si è divertito che siamo partiti 19esimi e siamo 15esimi. Già nel primo giro abbiamo recuperato 4 posizioni, che non è male per lo zio, raga. Allora, qua dobbiamo frenare un botto. Potevo frenare anche dopo. Ho frenato troppo tardi. Infatti avevo frenato bene. Sono stato un imbecille. Curva bruttissima qui. Recuperiamo. Mannaggia, mannaggia, raga. Qua c'è il 14esimo. Siamo 14esimi, raga. Siamo usciti benissimo qui. Massima potenza, ora curva a destra. Abbastanza difficile, è un tornantino. Ho frenato forse troppo tardi. Sì, raga. Brutta derapata qui. Dai, dai, attacchiamo, attacchiamo il cordolo. Cerchiamo di recuperare quanto più tempo possibile da questi davanti, raga. 14 secondi dal primo posto. Molto difficile, ma non impossibile. Sbagliato, sbagliato curva. Ho sbagliato, raga, ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Dai, 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 dai. Pure questa sbagliata, raga. Forse lo superiamo incredibilmente. Con tutto l'errore abbiamo superato un altro. Non ti butto davanti. Ok, lo superiamo. Levati. Dai. Proibiti il sorpasso. Perché, raga? Per colpa mia. Non lo so. Comunque, raga, non abbiamo avuto penalità, quindi siamo in 10ª posizione. Abbiamo recuperato 9 posizioni in un giro. Una roba incredibile. 9ª posizione. C'è stato qualcuno che ha fatto un brutto incidente e quindi è dovuto andare nel box. Per questo la bandiera gialla. Importante ora mantenere il ritmo, raga, e rimanere concentrati. Tipo non fare queste bruttissime curve come ho fatto ora, perché non riusciamo a recuperare niente davanti. Ora abbiamo un bel po' di spazio da quelli lì, lì davanti. Dobbiamo fare un bel recuperone. C'è una Corvette davanti di un raga, ha fatto un errore da stupido nabbo proprio. Per guardare quello dietro che mi stava alle spalle, ho fatto un bruttissimo errore, raga. Sul sorpasso all'interno molto molto azzardato, raga. Che è riuscito alla grande però. Sono stato abbastanza pulito, dai. Un po' aggressivo ma molto pulito. Qua sta curva la sbaglio sempre. Questo insieme a me, raga. Devo imparare a fare sta curva bene, raga. Mannaggia la miseria. Abbiamo 25 secondi dal primo. Troppi, troppi, troppi. Raga, siamo al... quarto giro,
sono in 8ª posizione, ma devo, tra poco devo andare al box perché è quasi finita la benzina e soprattutto le gomme, raga. Non so, ma la Ferrari è troppo ballerina, le gomme, guardate qui come fa. Cioè, non so, guardate come perdo secondi in queste curve, perché non riesco a mantenerla proprio, raga, non si riesce. Perde molto il posteriore e quindi molto difficile da tenere. No, cioè, raga, non vanno più freni, non va più l'auto, non so che gli sta succedendo. Devo cambiare le gomme assolutamente perché sono... Anche se mancano solo 3 giri. Però, raga, non si può... Cioè, non riesco a guidarla. È veramente... Una cosa è lenta quando riparte, poi... Cioè, guardate i freni, raga. No, è impossibile. Non si può guidare, raga. Infatti, mi sta avvisando anche ora che devo fare rifornimento. No, ma raga, ma non si può guidare. Cioè, guardate qua. Con le gomme usate, veramente... Già è molto ballerina e se ne va da sola quest'auto. Con le ruote consumate. Cioè, guardate, raga, ogni curva è uno strazio. Dai, riprenditi. Andiamo a fare rifornimento. Ok, facciamo fino a 3 giri. Ok. Almeno ora facciamo una gara un po' più decente. Siamo in 14esima, che schifo. Ah, vedi, ora si può guidare molto molto meglio, ovviamente. Finalmente. Andiamo a recuperare ora qualcosina, dai. Questa Ferrari, raga, sarà pure la più potente della categoria, ma molto difficile da mantenere, eh. Non vorrei essere logorroico e ripetitivo, però è così. C'ha molta potenza, ma non mantiene molto bene l'asfalto, eh. Anche se ora con queste gomme così nuove, anche se sono dure, riusciamo benissimo a fare queste curve. Prima invece, raga, era veramente uno strazio. Era un flagellarsi a ogni curva. Qui siamo in 12esima ora. Abbiamo recuperato coloro che sono andati nel box, ma raga, abbiamo perso troppo tempo lì con tanti errori. Con tante sbavature, anche dovute al fatto che non ci gioco da più di un mese a Gran Turismo. Devo riprendere un po' la mano, raga. Ora sto facendo il miglior intertempo del mio giro, cioè della mia gara. Cercherò di scendere sotto al 2.25, vediamo se ci riesco. Sto facendo un giro perfetto, raga. Questo sarà sicuramente il mio giro, 2,5 secondi in confronto al giro migliore. Veramente sta andando una bomba ora. Sto andando molto molto veloce. Qua potevo tagliare molto più velocemente. Stiamo recuperando tantissimo spazio da questi davanti. Ovviamente sto macinando secondi su secondi. Sto recuperando almeno alla 10ª posizione. Devo arrivarci, raga. Anche se manca molto poco. Questo è un rifornimento. Ok. Ok. Quindi siamo in 11esima. Mancano 1 o 2 giri di rifornimento. Ce l'ho. Ce la faccio a fare l'ultimo giro. 2.24. Quindi obiettivo raggiunto, raga. Andare sotto al 2.25. Che è un buon tempo. Un tempo molto discreto. Anche se si può fare anche 2.22, 2.21, credo. Senza problemi. Qua sotterrando al massimo. Bene così, ragazzi. Mi piace, mi piace. Vediamo l'intertempo. Meno 2 centesimi praticamente. Sto spingendo ora al massimo. Qui l'abbiamo fatta larga. Poi la stringiamo all'ultimo. Perfetto così. Ci siamo alla grande. Siamo quasi a ridosso del 10º posto, raga. Lo zio non molla. Puntiamo questo. Puntiamo che lo vedi in difficoltà, raga. Lo vedi in difficoltà. Almeno la 10ª posizione deve essere nostra, dai. È proprio il minimo. Qui spingiamo al massimo. Tagliamo qua. Ok. E ora c'è una bella curvona. Abbastanza veloce. Mamma mia, qua derapata. Molto rischiosa. E qua devo uscire per forza in velocità. Dai, dai, che manca poco, raga. Manca un minuto alla fine. Frenata qui. Questa ha frenato molto molto prima. Dai che ce l'abbiamo in pugno. Dai che ce l'abbiamo in pugno. Dai. Questa curva è molto molto importante, raga. Madonna, che ha combinato quello. L'ha sbagliatissima, raga, secondo me. Ed eccolo. Eccolo che l'ha sbagliatissimo. Era letta.
era lì all'angolo, ragazzi, con lo zio che ha messo pressione. No, dai, almeno fammi finire. Porca Eva Maiala. Decima posizione, un po' di cacca, raga, però. Dopo un mese e più che non giocavo. Il primo c'aveva la Ferrari, però. Ah no, era la mia questa. Sei salito in 9 posizioni, ottima gara, diciamo, ottima gara. Però vabbè, 42.530 punti miglia, beh, solo 420 punti esperienza. Vabbè, là. Abbiamo fatto comunque, non dico il nostro meglio, 2.24, guardate che bel tempo in confronto. 2.20 il primo, porca Eva, con la Mercedes AMG. Bene, bene, bene. Questo 2.21 con la M6. Sto vedendo un po', raga, così capisco quale macchina prende. Con la Ferrari 458 ho fatto veramente il miglior giro di tutti. Raga, io me ne vado a fare un'altra, per questo video è finito, per questo video è tutto. Un bacione e un abbraccio al vostro zio Alfix. Lasciate un po' di supporto se vi è piaciuto il video. Ciao, raga.